La giornata. Cosa c'è da sapere? Un ragazzo di 22 anni, nato in Guinea, si è impiccato nel centro di permanenza e respingimento di Ponte Galeria dopo aver chiesto che il suo corpo venisse riportato in Africa, a casa, e per questo aver scritto il suo nome e quello del suo villaggio su un muro. Ci sarebbe da rimanere immobili e muti e pensare davvero tutti a come fare per dare una speranza a chi non ce l'ha da quando inizia a vivere, come fare a non lasciare in centri prigione, in condizioni disumane, persone che nel 50% dei casi non torneranno lì da dove sono venute. Ma intanto qui ragioniamo sul viaggio giapponese di Meloni, sui trattori e gli aiuti annunciati dal governo, in verità già promessi tempo fa, su Gaza senza pace e su Ilaria Salis. È lunedì 5 febbraio, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Tornata da Catania, proprio mentre dalla città arrivavano le notizie dello stupro di gruppo su una tredicenne in un parco del centro, consumato una settimana fa, 7 i minorenni, 2 si sono accaniti su di lei, ma sono stati fermati, li ha riconosciuti. La premier Giorgia Meloni è volata a Tokyo, dove rimarrà sino a domani. Nella mattina all'incontro con alcuni imprenditori giapponesi con interessi in Italia, nella residenza dell'ambasciatore. E poi quello con il primo ministro Fumio Kishida. Il braccio di ferro sul premierato, le spinte interne a un ritocco di governo dopo le dimissioni di Vittorio Sgarbi, che però dice: io sono ancora sottosegretario, la mia agonia sarà lenta. Le proteste dei trattori, per 48 ore la presidente del Consiglio lascia a 10.000 chilometri di distanza i problemi di politica interna, impegnata in una visita ufficiale che è una sorta di passaggio di consegne dalla presidenza giapponese del G7 a quella italiana appena iniziata, ma anche l'occasione per approfondire i temi legati alla stabilità dell'Indo-Pacifico e per rafforzare la collaborazione fra i due paesi, provando ad attrarre nuovi investimenti. Poche ore dopo il suo bilaterale a Strasburgo, nella plenaria dell'Europarlamento del pomeriggio, si discute del caso di Ilaria Salis e della condizione delle carceri ungheresi, paese governato dall'amico Viktor Orbán, felicemente accolto nella famiglia dei conservatori europei da lei capitanata. Carmen Giorgio è stata per 3 mesi compagna di cella di Ilaria. Qui parla nell'intervista al nostro Andrea Lattanzi. Com'era la sua cella? Parliamo un attimo del carcere. È pieno di cimici, tutta la mattina ti svegli, sei pieno di puntini rossi per questi cimici, fanno le disinfestazioni, però non sono abbastanza. Come colazione ti davano un salame, ogni mattina cambiava il gusto, lo chiamavano anche salame italiano, ma era semplicemente quei salamotti lunghi, tipo quelli che noi diamo ai cani, ecco, quella era la nostra colazione. Se a pranzo non mangiavi tutto, che te ne tenevi un po' per la sera, se capitava la guardia che ti controllava e te lo trovava, te lo buttava via. Le guardie non è che erano il massimo, erano molto rigide, molto, comunque ti gridavano dietro. Poi dovevi scegliere se andare all'aria o farti la doccia, perché la guardia quel giorno decideva che la doccia si doveva fare all'ora dell'aria, quindi dicevi: se vai all'aria non ti fai la doccia. Tra l'altro facevi la doccia e venivi anche chiusa dentro. Ti chiedevano dentro e stavi anche oltre 10 minuti se la guardia non era impegnata, non ti veniva ad aprire. Oggi Roberto Salis, il padre dell'insegnante accusata di aver malmenato 2 neonazisti a Budapest un anno fa, a Roma vede il ministro degli esteri Antonio Tajani e quello della giustizia Carlo Nordio. Riguardo alla possibilità che vengano chiesti domiciliari in Ungheria, come sostiene Tajani, o in Italia, come intendono fare i legali di Salis, il padre dell'attivista lombarda spiega che sono tutte chiacchiere, non c'è nulla di definitivo. Adesso lasciamo lavorare tutti, dice, in modo sereno. La figlia rischia 20 anni di carcere per aver causato ferite guaribili in 8 giorni in un caso e in 5 o 6 in un altro. Tra le contestazioni che le vengono mosse, quella di essere stata vicina a un'organizzazione terroristica attiva in Germania, nota come Hammerbande.
Oggi gli agricoltori in protesta comunicheranno il giorno del loro ingresso a Roma. Ieri sono arrivati con mucca e vitellino in Piazza Duomo, a Milano. Meloni sta valutando la possibilità di reintrodurre lo sgravio IRPEF cancellato in manovra dopo 7 anni, per tentare di non lasciare a Matteo Salvini o al fronte dell'ultradestra la possibilità di cavalcare la rabbia. In merito invece alla possibilità di alzare da 5 a 8 miliardi le risorse destinate all'agricoltura dal PNRR, come ipotizzato dalla Premier a Catania, va segnalato che è lo stesso stanziamento già annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida 2 mesi fa. Sul fronte europeo, la commissione di Ursula von der Leyen, prima destinataria delle invettive anti-Green Deal, studia un pacchetto di misure operative da presentare al Consiglio del prossimo 26 febbraio. Hamas sarebbe pronta a respingere l'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi proposto a Parigi, secondo il Jerusalem Post. Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, chiede altre garanzie per la fine della guerra e il ritiro delle truppe israeliane. Il premier Benjamin Netanyahu dice: «Non accetteremo ogni accordo né ad ogni prezzo». La tensione nel Mar Rosso intanto non accenna a diminuire per i ripetuti scambi di colpi tra gli anglo-americani e gli Houthi. Il movimento sciita ha assicurato che risponderà agli ultimi raid della coalizione Prosperity Guardian in territorio yemenita, mentre la Casa Bianca si è detta pronta a prendere di mira ancora i gruppi filo-iraniani che destabilizzano la regione. Altro che tregua.